Benvenuti a Prima Pagina Salute. Il linfedema è una condizione patologica molto diffusa, circa l'1% della popolazione ne soffre. Come si cura in Sicilia? È possibile creare una rete linfologica così come è accaduto nelle altre realtà italiane? Ne parliamo con l'onorevole Giorgio Pasqua, commissione sesta, quindi commissione sanità della regione Sicilia, e Franco Forestiere, presidente dell'associazione SOS Linfedema. Benvenuti, benvenuto Forestiere, benvenuto Buongiorno. onorevole Pasqua. Buongiorno a voi, Buongiorno. Ecco, signor Forestiere, iniziamo subito da lei, che è presidente dell'associazione SOS Linfedema e conosce molto bene la problematica. Innanzitutto, vogliamo parlare, ecco, dei disagi che possono subire o soffrire, ecco, in questo periodo i pazienti che soffrono di linfedema, periodo di Covid, quindi chiusura, insomma, le cure, se ci sono, sono discontinue. Ecco, quali sono i problemi che dovete affrontare in questo periodo di pandemia? Buongiorno, allora parliamo di una patologia, come dicono abbondantemente le linee guida internazionali e le linee di indirizzo ministeriali pubblicate in conferenza Stato-Regione nel 2016. Parliamo di una patologia che è cronica, invalidante e ingravescente. Significa una patologia che il malato dell'infedema si porta a vita. La cosa più importante per un malato di linfedema è quella di non farla evolvere negativamente, di farla stadiare ancora di più, e quindi ha bisogno di cure cicliche e periodiche e di cure di mantenimento. Non stiamo parlando di grandi cose che ci vogliono per curare un linfedema. Noi siamo destinatari delle cure, delle famose riabilitazioni, quindi ambulatori di riabilitazione, sia esse pubbliche che private convenzionate. Nel senso che noi abbiamo bisogno di dei cicli che portano a stabilizzare l'arto. Questi cicli sono fatti di norma da linfodrenaggi manuali e da bendaggi multistrato decongestionanti che appunto sono interessati a riportare e a stabilizzare l'arto, non farlo evolvere negativamente in questa fase di aumento dell'edema. Poi è necessario che questa stabilizzazione venga garantita nel tempo quando il ciclo non è attivo e quindi va fatta, come dire, con dei periodici accessi a questi ambulatori. Dopodiché il paziente deve essere mantenuto con i tutori, nel momento in cui non è bendato deve mettersi dei tutori elastici a trama piatta, che ancora, poi ne parliamo in maniera più diffusa. Ecco, Cosa ma succede? Succede. in questo Ecco, periodo succede state questo. attraversando delle difficoltà dovute appunto alla pandemia? Beh, certamente sì, perché come lei ben sa, la maggior parte degli ospedali, per effetto della pandemia, ha sospeso un pochettino quelle che sono le attività ambulatoriali che consentono l'accesso del paziente nelle strutture ospedaliere, appunto per Covid. E quindi il paziente è costretto a rimanere a casa in attività, peggiorando di molto la sua qualità della vita e il suo edema. Noi nei giorni scorsi, anche con il contributo dell'onorevole Pasqua, un po' il mentore dell'infedema in Sicilia, si deve a lui se sino a oggi il problema è stato portato all'attenzione delle istituzioni, della Commissione Sanità, dell'assessore Razza, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo, lui è il nostro, come dire, referente da questo punto di vista, perché quando abbiamo dei problemi ci rivolgiamo a lui. L'anno scorso abbiamo avuto delle proteste da parte di pazienti della provincia di Ragusa che avevano tutti i riferimenti notori sospesi sempre per motivi di Covid e l'onorevole Sì, Pasqua ha interessato subito il direttore sì. generale Aliquo, che mi Onorevole pare. Pasqua, vuole dire qualcosa a questo proposito, su questo Ah. servizio a Vittoria, poi all'ospedale Guzzardi di Vittoria?
Sì, a Ragusa hanno la fortuna di avere degli operatori fisioterapisti eccezionali, bravissimi, preparati su questa materia e in questa patologia, nel trattamento di questa patologia. E lì purtroppo, poiché gli ospedali sono interessati da reparti Covid, ovviamente l'accesso a persone esterne che non siano direttamente interessate al Covid è inibito. Hanno comunque risolto, io ho avuto dei contatti col direttore generale Aliquo dell'ASP di Ragusa, il quale è molto sensibile su questa patologia, ha immediatamente provveduto a risolvere il problema, portando i laboratori temporaneamente, gli ambulatori temporaneamente in altri locali. Ed è un modo per tenere comunque viva la questione. Certo, devo dire che noi appunto abbiamo anche un breve intervento del manager Aliquo che dice, mi confermano dall'ospedale di Vittoria Comiso che stanno già predisponendo i locali del presidio di Comiso per, come concordato, iniziare il prima possibile con le attività quindi, di riabilitazione per appunto, i pazienti che soffrono di linfedema. Quindi, ecco, questa situazione si è conclusa o si sta concludendo nel modo migliore. Ecco, ma signor Forestiere, quali sono le strutture che già esistono alle quali rivolgersi in Sicilia? Cioè, quali sono? Le strutture ufficialmente che si occupano di linfedema sono il Policlinico Universitario di Palermo, nella persona del direttore del poliambulatorio di flebo-linfologia, che è il dottor Mario Bellisi. Poi c'è questo presidio all'ospedale di Vittoria, della dottoressa Lanza, della dottoressa Chiarandà, e poi c'è praticamente, tramite l'intervento dell'onorevole Pasqua, l'anno scorso il direttore generale dell'ASP di Siracusa, dottor Ficarra, è stato autorizzato l'ospedale Trigona di Noto ad attivare in un reparto di riabilitazione un presidio di riferimento per il linfedema. Presidio che purtroppo non è potuto mai partire per motivi semplici, perché il Covid dell'anno scorso, la prima ondata, il Covid di quest'anno, seconda ondata, ha inibito ogni qualsiasi attività. So che c'è qualche piccolo tentativo di attività ambulatoriale a Noto, che con molta buona volontà di chi se ne occupa, e c'è poi la medicina riabilitativa, cioè l'ambulatorio di riabilitazione presso l'ospedale Rizza di Siracusa, diretto dalla dottoressa Iachelli, che grazie a Dio sta resistendo e sta, come dire, nel limite delle possibilità dei fisioterapisti che ha, di riuscire a dare delle cure ai malati di linfedema. Poi di altre notizie, mi creda, non ne abbiamo. Nelle altre La nostra, province quindi non ci sono altri ne servizi. abbiamo. Insomma, c'è qualche tentativo, ma ufficiale noi non ne conosciamo. Ecco, Noi non onorevole ne, anche Pasqua. perché, prego, anche perché, ripeto, Sì. bisogna, lì il problema è serio. Bisogna fare una rete linfologica. Fare la rete linfologica bisogna stabilire lab, bisogna stabilire gli SPOC, bisogna stabilire gli ambulatori provinciali, dare le piante organiche, dare le poche attrezzature. Quindi non è una cosa facile. Si Sì. potrebbe partire con i convenzionati autorizzati, che forse è la soluzione migliore per partire e aspettare il pubblico. Però sempre Certo. che la Regione, nella persona della dottoressa Lisacchi, che si era impegnata in tal senso nella riunione della Commissione Sanità, ma sino ad oggi noi non abbiamo notizie, perché Covid impera. Onorevole Pasqua, appunto, cosa si può fare per creare questa rete linfologica in Sicilia che poi già, ad esempio, esiste nel 2019, è stata creata nel Veneto, ecco, esiste una rete linfologica del Veneto, quindi si può prendere anche a modello la rete di un'altra regione e diffonderla, comunque costruirla, ecco, pian piano in Sicilia. Cosa possiamo fare? Si può fare moltissimo, l'importante è che ci sia la volontà di farlo.
Partiamo da questo presupposto, che la patologia dell'infedema, come ho avuto modo di appurare da quando il vulcanico presidente dell'associazione SOS dell'infedema Forestieri mi ha coinvolto in queste vicende, è una patologia che non deve essere affrontata per via chirurgica, ma va affrontata per via terapeutica, con semplicissima, voglio, mi sia concesso questo termine, semplicissima fisioterapia. Quindi ci trovavamo davanti in Sicilia una situazione per la quale molti medici consigliavano ai pazienti affetti da questa patologia di andare fuori, andiamo al nord, andiamo in Germania, andiamo in Francia, andiamo all'estero spendendo cifre inaudite. E mentre per fare degli interventi pressoché inutili, mentre la possibilità di cura poteva esserci qui in Sicilia. Partendo da questo presupposto, mi sono attivato per istituire il centro di riferimento per la diagnosi e cura dell'infedema presso l'ospedale Trigona di Noto, che è il primo, là per una sinfonia di rete che deve essere istituita in tutta la Sicilia, perché se dalla Sicilia orientale in Sicilia orientale c'è questa realtà che spero a breve, liberandoci dal Covid, possa funzionare al 100%. Nella Sicilia occidentale c'è un vuoto pazzesco, come diceva Forestiere. C'è qualche timido tentativo da qualche volenteroso fisioterapista o l'infologo che si è occupato di questa materia, ma non c'è un sostrato importante che è quello della cultura su questa patologia. Ecco perché coinvolto questa è il professor Bellisi dell'Università di Palermo, del Policlinico Universitario, che potrebbe fungere anche da centro collettore per la distribuzione della informazione scientifica su questa patologia. Quindi la necessità di avere due hub, cioè due centri di smistamento Ah, ecco. importanti, uno in Sicilia occidentale e uno in Sicilia orientale, e tanti POC, i punti dove si può intervenire, nelle varie province. Non è Ecco. semplice, perché occorre convincere comunque i professionisti della sanità nella bontà di queste operazioni, e Certo. noi ora non abbiamo trovato alcun ostacolo. Dobbiamo anche convincere e riuscire, e ci riusciremo, ne sono certo, perché la dottoressa Isacchi è una persona seria e competente, a convincere l'assessorato a instaurare, a mettere su carta la rete in pieno. Ovviamente con dietro suggerimento di chi questa patologia la vive giorno per giorno, che sono i pazienti associati nell'associazione SOS Linfedemo Onlus. Forse anche Messina bisognerebbe trovare un punto in cui appunto poter creare un ambulatorio per i pazienti dell'area nord orientale, no? In modo da Certo, coprire le tre punte della Sicilia. gli SPOC di cui parlavo, cioè, anzi potrebbero essere istituiti più SPOC. L'importante è che ci siano non più di due centri, perché su una popolazione di 4 milioni e 800 mila abitanti si è studiato che una realtà come questa ha necessità di non più di due hub e poi diversi SPOC sul territorio. Diversi SPOC, sì. Considerate che dai numeri che scientifici ci vengono detti da statistiche tedesche, sull'1% della popolazione, su 4 milioni e 8 abbiamo quasi 50.000 persone affette da questa patologia, che può essere primaria, spieghiamolo, primaria perché colpisce a livello genetico, che è una tara genetica che si portano questi affetti da questa patologia, oppure secondario. Chi è sottoposto ad ablazione chirurgica delle ghiandole mammarie per una patologia oncologica soffre del rigonfiamento dell'arto sugli arti superiori, che vanno trattati alla stessa maniera. Certo. Una Sicilia che soffre parecchio la situazione oncologica, capite bene quanto è importante un intervento di questo tipo. Certo, assolutamente. E poi anche per quanto riguarda i dispositivi medici, no? Presidente Forestiere,
Ecco, anche in questo senso forse le ASP dovrebbero armonizzare il loro servizio, le loro forniture, no, ai pazienti. Perché sui dispositivi medici appunto le danno senza spesa, altre invece c'è una situazione un po' disomogenea, no? Ci spieghi lei. Praticamente noi ci rifacciamo al famoso decreto dei LEA approvato nel 2017, che ancora è mancante di un decreto attuativo che sarebbe la pubblicazione del nuovo nomenclatore tariffario nazionale, dove appunto vengono ricomprese anche i famosi tutori a trama piatta, che sono di vitale importanza per la gestione del paziente linfedemico. I tutori a trama piatta vengono di norma sostituiti ogni 4 mesi, perché questa è in buona sostanza la durata, e quindi il paziente in ragione di anno ne consuma circa un 3. Tenete conto che hanno un costo abbastanza elevato, perché sono delle attrezzature comunque molto costose, e purtroppo quando parliamo di 1.500-2.000 euro l'anno, non esageriamo in un costo medio per paziente. Questi elementi non vengono dati perché, ripeto ancora, il nomenclatore è in itinere, perché è onerosa la parte che deve essere pubblicata. In Sicilia, tra le altre cose, per i pazienti che hanno l'invalidità, e questi pazienti la maggior parte ce l'ha, praticamente l'ASP di Ragusa da un anno circa li eroga con costante correntezza, mentre nelle altre parti ancora, purtroppo, malgrado nostre sollecitazioni, la cosa non avviene. Ecco, Spero onorevole questo. Pasqua, anche in questo caso quindi bisognerebbe armonizzare un po' tutti i comportamenti delle ASP, diciamo creare una Certamente. cabina di regia regionale che dia disposizioni uniche, no? Soprattutto Esattamente, esattamente, ci vuole una rete organica linfologica su questa patologia che dia anche le giuste indicazioni alle varie ASP in questo senso. Una premessa: quando ha citato il ILEA, il Presidente Forestiere, nel 2019 mi sono interessato anche di verificare a livello nazionale cosa fosse possibile fare per inserire e finanziare i LEA relativi a questa patologia, che ricordo e ripeto, è una patologia invalidante che rende difficile, a volte quasi impossibile, la vita. Quindi stiamo parlando di una patologia importante, davvero seria, e che va seguita con molta attenzione. Ecco, mi hanno riferito che a livello nazionale, per rifinanziare tutti i LEA inseriti nel 2017, ci volevano qualcosa intorno ai 4 miliardi e 700 milioni per tutte le patologie. Ovviamente solo per questo tipo di patologia ci volevano alcune decine di milioni di euro, che purtroppo con l'epidemia del Covid sono stati drenati. Qualunque somma è stata indirizzata alla sanitaria e al sostegno delle attività economiche, quindi questo inserimento si ritterrà nel tempo, speriamo non all'infinito, perché Ecco, all'infinito non può andare avanti il Covid. noi speriamo che appunto la pandemia, che per adesso è l'emergenza primaria, appunto nel più breve tempo possibile sparisca, diventi una situazione invece normale, cioè che si arrivi ad una situazione normale, che la pandemia si dissolva. Ecco, però appunto poi bisogna lavorare, quindi bisogna pensare già da adesso al dopo per creare tutto quello che nel frattempo è rimasto sospeso. Quindi speriamo di aver dato un piccolo contributo alla creazione di una rete linfologica in Sicilia. Non so se volete aggiungere qualcosa, ecco, prima di E salutarci. praticamente abbiamo trascurato un piccolissimo aspetto, che poi è l'aspetto Sì, più mi dica, sì, sostanziale. forestiere. Le nostre cure vengono fatte in riabilitazione, però chi ci fa queste determinate cure, cioè i fisioterapisti e i fisiatri, debbono essere costantemente aggiornati e sollecitati a perfezionamenti in materia,
con una, come dire, con una formazione e aggiornamento work in progress costante. Perché non è facile riuscire a ottenere le migliori cure. Se si è cura bene, un arto linfedematoso si stabilizza, se si cura male, non, sono soldi pubblici che poi vengono notoriamente buttati. Quindi noi Quindi ci siamo occupati sin dai primi momenti di formazione, facendo, e stiamo facendo ancora della formazione, stiamo collaborando con l'ASP di Siracusa perché questo tipo di formazione venga, come dire, allargata anche a Ragusa, ad altri fisioterapisti e fisiatri dell'ospedale Cannizzaro di Catania che ce ne fanno richiesta, al Policlinico di Palermo, dove il dottor Bellisi si sta associando a questo tipo di discorso, anche lui fa parte del comitato scientifico, e diciamo, noi stiamo Bene, quindi iniziando. serve la Stiamo formazione, iniziando, esatto. ecco. Molto importante la formazione. No, onorevole Pasqua. Stiamo iniziando nei prossimi giorni appunto delle nostre conversazioni con il nostro presidente del comitato scientifico che verranno appunto in ragione di una conversazione ogni 15 giorni su questo tipo di formazione anche in rete. Ottimo, ottimo. Vuole aggiungere qualcosa, onorevole Sì. Pasqua? Utilizzo una metafora. Insieme all'associazione SOS Linfedemo Lutz stiamo praticamente arando il terreno, stiamo tracciando il solco per poi poter seminare e raccogliere i frutti, spero a breve, per gli interventi su questa patologia. Grazie, allora vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti. Ricordiamo appunto Franco Forestiere, presidente dell'associazione SOS Linfedema Sicilia, e l'onorevole Giorgio Pasqua, componente della sesta commissione Sanità alla Regione Sicilia. Grazie. Grazie a lei, grazie a tutti.